Sicuramente, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Noi siamo a Sotto il Monte in provincia di Bergamo, siamo nel santuario del paese appunto natale di Giovanni XXIII. Vi avevo già presentato Monsignor Dolcini, che è proprio il parroco di Sotto il Monte. Accanto a me c'è Beltramino Roncalli, il nipote di Papa Giovanni. Buongiorno e benvenuto a Bel Tempo si spera. Buongiorno a voi. E allora si vede anche la somiglianza, ecco. Prima mi diceva Beltramino, con un po' di emozione, siamo qui nell'anniversario della canonizzazione di Giovanni XXIII, però ci dobbiamo essere, bisogna raccontare, testimoniare Giovanni XXIII. L'emozione è sempre forte, guardi, perché anche a distanza da un anno dalla sua canonizzazione, ma anche solo il fatto del flusso di gente che viene a Sottomonte, che per io lo ritengo il miracolo di Papa Giovanni per Sottomonte, è tutta la gente che viene continuamente, Quello già è un continuamente. miracolo, quello già è un miracolo. Ma non da adesso, in modo particolare da questo ultimo anno, ma da sempre, perché mi ricordo che Papa Giovanni in vita, uno dei pochi incontri che ho potuto avere da Papa Giovanni, che meravigliato ci chiedeva a me e a mio fratello: ma cosa vengono a fare? Mi dico che a Sottomonte arriva gente, ma cosa vengono a fare? La santità viene a vedere la sua casa, il suo paese, così, e vedrai che Sottomonte presto diventerà una piccola Assisi. E così è stato, perché noi ci siamo spostati in un angolo del santuario dove c'è un bellissimo giardino. Purtroppo sta piovendo e quindi ci siamo riparati sotto la protezione di Giovanni XXIII, Don Claudio. Io so che lei tra poco deve celebrare la messa, quindi non la vogliamo trattenere, però a me piace, ecco, descrivere il luogo in cui siamo. Siamo in un giardino circondato da tanti pali di ferro, che sembrano quasi muoversi con il vento, e ci sono tutte delle targhette che sono le preghiere dei fedeli, che, come diceva Beltramino Roncalli, qui vengono tantissimi fedeli. Ieri è stata una grandissima festa, avete anticipato l'anniversario della canonizzazione e ognuno porta un pensiero, una preghiera proprio dedicata a Papa Giovanni. Sì, questo luogo, questo giardino della pace è un po' un chiostro moderno, ecco, costruito per accogliere i pellegrini e perché il pellegrinaggio a Sottomonte sia davvero un pellegrinaggio e non un turismo. E allora su questo chiostro fatto con 333 pali in ferro che rappresentano un po' la Chiesa e sono mossi perché la Chiesa si lascia guidare dal vento dello Spirito Santo, la gente mette la propria devozione, scrive le proprie preghiere, tanto che questo lungo percorso sulle virtù di Papa Giovanni nel Giardino della Pace è diventato un libro di preghiera, perché chi mette la propria preghiera, poi la propria preghiera viene letta dai pellegrini che vengono dopo e diventa ispirazione e preghiera per la gente che è stata qui. Si prega anche con le preghiere di chi è venuto qui in pellegrinaggio. La Chiesa che si muove, mossa dallo Spirito Santo, come fece Papa Giovanni nell'occasione del Concilio, che lasciò muovere la Chiesa proprio dal vento dello Spirito Santo. Don Claudio, io non la voglio trattenere perché so che alle 10 lei deve celebrare messa. Noi la ringraziamo tantissimo. Grazie a voi, grazie, un saluto a Grazie. tutti, vi aspettiamo allora sotto il monte a pregare con noi, ecco, questo è sempre un luogo di preghiera innanzitutto. Certamente, grazie Don Grazie. Claudio, grazie Don Claudio. Beltramino, io le vorrei chiedere mille cose, i nostri telespettatori sono curiosi perché amano conoscere chi era Papa Roncalli anche nell'aspetto più familiare. Io so che, come ci diceva lei, andavate a visitarlo in Vaticano, però lui, come dire, non vi ha mai creato una corsia preferenziale, per favorirvi, per in qualche modo, diciamo, darvi degli aiuti. Non, No, no, non è mai successo. Papa Giovanni non ha mai fatto nepotismo, diciamo così. Nonostante la famiglia fosse di umili di origine, lo possiamo dire, una famiglia di contadini. Come Papa Giovanni è stato un uomo umile, l'ha inculcato anche alla famiglia, diciamo, perché siamo cresciuti appunto in umiltà, a parte povera, diceva Papa Giovanni, l'umiltà povera, ma da contadini. È vero che Papa Giovanni diceva, ma i miei familiari già sono nobili. Sì, infatti quando è stato fatto il Papa che gli hanno chiesto come avrei voluto fare con i familiari, i fratelli specialmente, no? Come li possiamo aiutare? Secondo i titoli onorifici non so, da principe o da commendatori, e lui risponde: ma i miei fratelli sono già dei contadini.
contadini, piccoli contadini, quindi sono già conti. Per dire, anche, infatti anche a noi familiari quando la prima volta ci ha incontrati, a parte l'emozione che avevamo quando a vedere il Papa così la prima volta in Vaticano. Lo zio Papa non è da tutti i giorni. Che non si sapeva anche come dovevamo comportarci. Cioè, qualcuno del Vaticano, dei segretari del Vaticano, a lei ci dicevano, ma solitamente con il Papa ci si inginocchia, noi ci siamo inginocchiati. È arrivato lui il Papa, fa, ma cosa fate lì? E naturalmente parlando in bergamasco, cosa fate lì? Su, sono ancora vostro fratello e zio, ho cambiato l'abito da rosso cardinalizio a bianco del Papa, quindi e subito ha fatto la sua bella raccomandazione, giustamente, dice, fa, dati che siete diventati familiari del Papa, ma non concreto, non è che vi dovete montare la testa, Mi raccomando. Mi raccomando, non montiamo la testa, perché è un grande onore, ma ricordatevi che è anche un grande onere. Il primo ricordo di Papa Giovanni per me è questa frase, onore, onere. Senta, lei mi deve raccontare, Lucia, prima Beltramino Roncalli mi ha raccontato un aneddoto bellissimo di quando il Papa Papa Giovanni va a Loreto. Non è stato un grandissimo viaggiatore, nonostante la sua fosse stata una carriera diplomatica, ma questo viaggio a Loreto, poi con la tappa anche ad Assisi, è rimasto veramente alla storia. E voi familiari avete colto l'occasione, avete detto andiamo anche noi a Loreto. Come ci siete arrivati? Perché da qui a Loreto, parliamo di fine anni 50, non era semplicissimo. Infatti siamo partiti alla sera, tardi, perché mio fratello mi fa, dice, quasi quasi potremmo tentare se arriviamo anche noi. Infatti siamo partiti, abbiamo parlato con il vice parroco di allora, e in quattro siamo partiti fino a Bologna, c'era l'autostrada. L'autostrada finiva a Bologna. E dopo? Poi abbiamo preso l'Adriatica, a un certo punto ci sorpassa la polizia stradale che accompagnava una macchina e abbiamo individuato che c'era il cardinale di Bologna. E il vice parroco dice a mio fratello, stacci dietro a questa macchina e così ci accompagna. Ci ha avvicinato il poliziotto, il ciclista dalla polizia, per dirci di stare dietro. E il curato dice, ma guarda, siamo a seguito del cardinale. Allora con questa strategia, sì, però l'abbiamo seguito, siamo andati anche noi, allora siamo riusciti ad arrivare in cima al santuario, proprio tranquilli, adesso puoi andare. E poi l'avete visto il Papa? Sì, l'abbiamo visto come tutta l'altra gente, arrampicandoci alle finestre dove era possibile vederlo, perché anche allora c'era già un sacco di gente. Perché voi vi siete anche presentati, sì, al capo, diciamo, della sicurezza di allora? Sì, come dottor Giovannini, chiedeva. Gli ha detto, noi siamo i parenti del Papa. E quello naturalmente ci ha ignorati completamente. D'altra parte, con tutta la gente trambusto che c'era, figurati se ti doveva. Quindi però, i parenti del Papa hanno visto il Papa come tutti gli altri fedeli a Loreto. Sì, giustamente così. D'altra parte non era possibile fare diversamente, perché era... Senta, manca veramente un minuto alla fine del collegamento. Sì. Io so che lei ha anche dei nipotini. Se dovesse spiegare adesso ai suoi nipotini chi era Giovanni XXIII, chi era lo zio Papa, lei cosa direbbe? C'è uno zio come tutti gli altri, perché non è che perché era vescovo, perché era cardinale o diventato Papa faceva delle cose fuori normale, tranquillamente. Ricorderei anche ai miei nipoti quello che hanno insegnato a me, mio padre, i miei genitori, dell'attaccamento alla Chiesa prima di tutto. È la fede, che ci ha lasciato Papa Giovanni, perché il miracolo di Papa Giovanni. Questa è l'eredità più grande e più bella che vi ha lasciato. Mi diceva prima Beltramino Roncalli, la cosa che più mi ha impressionato è come pregava Giovanni XXIII. Mi ricordo da giovane e da ragazzo, perché aveva 6-7 anni, che allora era ancora a Parigi come nunzio, e veniva sotto i monti a fare le vacanze. E salivamo sul camaichino ad assistere alla sua messa. Ecco, io prima l'immagine di Papa Giovanni ce l'ho quando lo vedo nella sua cappella inginocchiato, assorto in preghiera, cioè il modo con cui pregava, anche l'atteggiamento esteriore, non so. Cioè, un'immagine che conserverà per sempre. Impressionato tanto. Beltramino Roncalli, io la ringrazio tanto, grazie anche a nome di tutti i telespettatori per averci regalato questi ricordi familiari, però ci aiutano a capire chi era, chi è San Giovanni XXIII. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Buonasera.
Lucia, a voi la linea. Grazie Vito, grande regalo questa mattina, ringrazia Beltramino Roncalli.